Jacopo Tedeschi, buonasera, per parlare anche della sua Sampdoria. Ciao, ben Michele, ritrovato ciao, Luca ciao. Mastrangelo per parlare buonasera del rosso a tutti. Dell'Inter. I soldi che mancano, ho detto che li mette lui. Ce li metto io. Bravo, sono già Fabio Parisi. Per ciao Michele, buonasera a tutti. La settimana dei rossoneri ha fatto, ci ha provato, però adesso quanti sono? 260 milioni di longhi. 264, buonasera. Pure i 4. Non ci arrivo. 264 milioni. Ah, non ci arrivo. A posto, no, avete fatto il buco. Ma adesso il prossimo anno il bilancio andrà meglio. Il prossimo anno andrà meglio. Anche perché andare peggio è difficile. Appunto, la storia dice che mai in Serie A un club ha chiuso un bilancio meno 264 milioni di euro. È record, abbiamo fatto il record. È intanto un record, vedi? Intanto provate a batterci. Questo caso è il 30 no. giugno di quest'anno, quindi Lukaku non c'è. Questo è il 30 giugno. Questi non c'è Lukaku. Quindi è per quello che dico migliore. Non so a Kimi come siano i termini del contratto. Non c'è Lukaku, non c'è soprattutto neanche le sponsorizzazioni, che l'Inter non aveva uno sponsor di maglia fino a metà agosto, sostanzialmente ancora non si sapeva quale sarebbe stato, quello non c'è, non ci sono gli introiti del pubblico che invece sono tornati ad esserci. Per cui in effetti sì, le prospettive sono meno nefaste per la prossima e diminuisce stagione. Anche il monte ingaggi sì. per quello che dicevo possiamo solo migliorare, però anche perché insomma tutte le cose che diceva Gianluigi non sono sul piatto adesso. Sono 264 sulla Juventus, tra poco mi parla anche il cuore nerazzurro Mastrangelo, quindi è una cosa al contrario che dobbiamo verificare, perché se l'Inter può temere un ritorno della Juventus me lo dici tra 30. Lo temo purtroppo, però se sta convalescente un altro po' non mi dispiace, capito? Quindi con il Torino deve Forza Toro, non posso ti fare altro, non posso. Poi ho una simpatia per il Torino, è una squadra che mi sta simpatica, quindi Forza Toro tutta la vita. Benissimo, ovviamente. Possiamo dire che Allegri si sta allegrizzando adesso, dopo un inizio dove forse non era proprio lui. Anche lui stesso ha detto, dopo la partita col Milan, ho fatto delle cambi, delle cose che non rifarei. Secondo me all'inizio ha tentato di fare cose che, non lo so, non erano nelle sue corde. Adesso si sta allegrizzando piano piano. E quando la Juve si allegrizza non sarà bella da vedere, però porta a casa Alfredo, qualcosa. Alfredo, poi i tedeschi. Alla sua età il padre era a Chieti in Serie C, poi Modena, ha girato un po'. Era meno duttile forse il papà, faceva meno ruoli, era un bel bomber. È identico, c'è un video su YouTube in cui li mettono insieme, sono assolutamente, fanno impressione, quando si ingobbiscono per calciare destro, sinistro, sono identici. E Allegri secondo me sta godendo come un pazzo dopo la partita di ieri, cioè vincerla così per lui, ritrovare la sofferenza. Mi ha colpito Bonucci che ha detto avevamo perso un po' la cultura del lavoro. Escludo con Sarri, perché se c'è uno maniaco del lavoro l'anno scorso, però lui ha fatto riferimento al passato. Con Sarri sicuramente no. Infatti lo escludo. E quindi forse vincere le partite così, soffrendo, ricrea una compattezza. Però Sarri aveva detto questa squadra è inallenabile. È inallenabile. Quindi qualcuno non mente. Non so se si riferisce alla cultura del lavoro o meno, però che questa squadra è inallenabile lo dice. C'era Cristiano, sì. Ronaldo. In quel momento sei tu. Comunque se c'è un allenatore che può prendere in considerazione la convocazione di un giocatore che attualmente gioca in Serie B, con tutte le belle parole che abbiamo detto, è proprio Mancini. Ma se lo può permettere. Un altro non so se lo farebbe. È proprio Mancini. Ma dopo l'europeo puoi chiamare anche Jacopo Tedeschi. Guarda che lì in mezzo comunque. Non c'è problema. Ma Strancio lo prendeva un po' appunti. Che appunti prendevi durante il servizio? Situazione non bella, anche se profondo, come diceva Gianluigi nel servizio, il prossimo anno contorni meno tetri, ok? Tutto quello che volete, però da tifoso quello che mi viene da dire è ringrazio Zhang per quello che ha fatto, per lo scudetto che ci ha portato. Però la famiglia Zhang deve farci capire cosa vuole fare, deve farci capire che progetti ha, deve venire ogni tanto a Milano, non è che ogni volta che torna a casa deve star via dei mesi, non è che deve venire solamente qui per fare le foto quando si vince lo scudetto, stappare lo champagne e poi tornare via non si sa quando tornano. Non rilasciano mai una dichiarazione, Zhang prima era sempre qui, adesso non c'è più, se ne va, sta via dei mesi. Il tifoso ha diritto di sapere, di capire, le voci che girano sono quelle del servizio, non sono splendide, non sono bellissime. C'è Marotta, che è la nostra ancora di salvezza, finché c'è Marotta noi siamo abbastanza tranquilli, però questa proprietà così assente, che non parla mai, che non viene neanche più a Milano, almeno prima Steven era sempre qui, non c'è però più. Non è... Cioè, che ci facciano capire un attimino che progetti hanno, che programmi hanno.
anche per rispondere ogni tanto a queste cose, a questi servizi, alla stampa che giustamente elenca numeri, snocciola numeri, parla di debiti, che vengano qui ogni tanto a dire qualcosa. Io capisco che loro sono in un paese dove la situazione, insomma, la libertà di parola è un po' naif e quindi magari non so neanche quanto non vogliano dire o non possano dire, però insomma che ci facciano capire un pochettino qualcosa ogni tanto. Ma magari la piglia uno che c'ha i soldi e ripiana i debiti. Ma non li può mettere, perché non c'è uno che adesso... Allora, chi è il pazzo che compra una cosa che non se la può permettere? Un folle. Ne abbiamo visionario. Ma uno la speranza che arrivi l'arabo di turno, magari ce l'ha sempre, ce l'ha. Ma cosa vuol dire la? Ma basta, magari ce l'ha. Ma il Paris Saint-Germain per vincere qualcosa che non sia il campionato francese non ha ancora vinto niente, ha speso quello che ha... Il Manchester City cosa ha speso? Permetti che il tifoso dell'Inter, dopo che quest'anno gli hanno portato via Lukaku e Hakimi, possa aver paura la prossima estate. Ma non gliel'hanno portati via! Sono stati venduti, va bene, per modo di dire, portati via, venduti. Portati via, non da stare chi? A guardare il cappello. Non stare a guardare il cappello. Il cappello sono 240 milioni di debito. Vabbè, un calciatore... Posso io da tifoso dell'Inter aver paura che il prossimo anno sia costretto, ti piace di più così, sia costretto a doverne vendere altri due? Posso avere sta paura? Ma come fai a sapere che poi non arriva uno che ti possa in parte ripianare un pochettino di cose? Cioè tu me la dai già per peso, non è che deve arrivare... Ma non è questione... Non è che l'Inter me la deve comprare il salumiere di Viale Farini. Ma la può comprare anche se la compra il signor Bezos, si sveglia domani mattina, o il signor Elon Musk si sveglia domani mattina e dice voglio comprare l'Inter... L'Inter perderà sempre, ma non perché l'Inter, perché i soldi li perde l'Inter, mettetevi cuore in pace, Milan, il prossimo li perde anno la Juventus, Lautaro, li perde Skriniar, la Roma, li perde... Facciamo già il funerale, prossimo anno vendiamo Lautaro, Skriniar. È un sistema che è insostenibile, è un sistema non che siamo è insostenibile. Venderemo tutti, va bene. È un sistema che è insostenibile poi perché la Lega, teorite. Serie A è insostenibile, perché è gestito in un modo che hanno rifiutato quanti Alfredo per il 10% l'offerta del fondo... Soldi pazzeschi e li hanno presi subito in Spagna. Hai fatto un bel coraggio l'Inter. Il prossimo anno venderemo Lautaro, venderemo Skriniar, venderemo Barella, moriremo tutti, arriverà il meteorite. Non lo so, mamma mia. Che situazione che hai dipinto. Il tifoso interista medio, ma non è ho capito un funerale, il tifoso interista non è un medio spera di non incontrarti mai dalle ma veramente, cioè, ma veramente. Come sta l'Inter? Ma c'è Parisi. C'è Parisi, andiamo via, c'è Parisi. Cioè io penso che se i gatti neri farebbero meno effetto. Ma no! Sto scherzando, però tu hai ragione. Grazie Jacopo Tedeschi, grazie Luca Mastrangelo, grazie, grazie Fabio Parisi, grazie mille.